E stiamo per vivere uno dei momenti storici di questi giochi olimpici, uno dei momenti tanto attesi, la possibilità che un uomo possa ottenere una doppia medaglia d'oro sui 400, già vinta, e sui 200, ma Michael Johnson, il numero uno, il primatista del mondo della distanza, è stato preceduto, guarda il caso, da un altro essere umano, una donna, che ha fatto quanto lui aveva sognato di fare e aveva desiderato. E dunque uno dei momenti storici, come qualche giorno fa, quando Carl Lewis ha fatto quello che due uomini al mondo avevano ottenuto singolarmente. Ed ecco, Michael Johnson. Imbattuto per lunghissimo tempo sia sui 400 e l'imbattibilità continua, sia sui 200, e questa è stata interrotta da Frankie Fredericks al meeting di Oslo, fece il primato personale, Fredericks 19.82 per battere il grandissimo Michael. Nessuno ha mai fatto quello che vuol fare Michael Johnson e che ha fatto prima Marie-José Perec. Vittoria sui 200 dopo il titolo olimpico sui 400. Fredericks viene dalla sconfitta, perché favorito era nei 100. Sconfitta relativa, perché con un buon tempo battuto da Donovan Bailey al ritmo di primato del mondo. E poi Ato Boldon, che non ha una grande corsia perché l'ha davanti agli altri, ai più forti, punto di riferimento, palla di fucile che cercherà di scappare subito via grazie alla sua grande velocità in partenza. Fenomenale partente, ha pagato un po' il nervosismo e l'emozione dopo i lunghi minuti di pausa, dopo la doppia partenza falsa e la squalifica degli importristi sui 100. Ha cominciato da duecentista, campione mondiale nel 91, andò sul podio e un solo lacrimone a rigare il volto nero. La Namibia voleva con Frankie Fredericks il primo oro, che non ha trovato sui 100, più difficile su questi 200, però parte un po' più scarico come responsabilità Frankie Fredericks e vuole un'altra medaglia, chissà di che colore, l'atleta che abbiamo visto. Vuole magari la doppietta, ma sarà, sembrerebbe impossibile. Michael Marsh, doppietta a distanza di 4 anni, 92-96, ori olimpici. Si diceva di Michael Johnson, dopo il titolo del 91 venne il 92, voleva il titolo olimpico, ma venne fermato da un'intossicazione alimentare, eliminato in semifinale dopo una notte in bianco, forse una notte a pensare, però stavolta organicamente molto più forte di tutti. Attenzione anche al primato mondiale suo, 19.66. Scatta bene in quinta corsia, Fredericks, in terza c'è Michael Johnson che passa i 100 nettamente in testa, Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo, un siluro, una palla di fucile, attenzione, il primato del mondo, straordinario, 19.32, già i 120-130 metri c'era idea che sarebbe venuto fuori un tempo favoloso, fantastico, ha stracciato tutti, e pensare che si diceva che su questa distanza poteva rischiare qualcosa di più che non sulla distanza doppia sul giro di pista. Stati Uniti, il mio paese, l'orgoglio di Frank, ciao, di Michael Johnson, una cosa strepitosa, 19.32, 0.4 il tempo, 19.32 che non viene confermato, sì, record del mondo, 19.32, non si arrotonda né per eccesso né per difetto, Michael Johnson fa sì, doppietta storica, non era mai successo, ma fa un record del mondo di portata strepitosa, oltretutto alla fine di 4 turni di 400, 4 turni di 200, ecco, il battuto dice è il più forte, non ci sono dubbi, e stavolta quello che era un rito di controllarsi, adesso non si controlla più. 19.32, un risultato che ha del fantascientifico, come del quasi fantascientifico ha il record d'Africa di Frankie Fredericks a secondo con 19.68, secondo miglior tempo di sempre, resta al terzo miglior tempo di sempre Pietro Mennea, c'è il record nazionale di Trinidad e Tobago per Ato Boldon che finisce terzo in 19.80, una cosa mai vista, 19.32. Quarto posto poi, ma siamo sopra i 20 secondi netti per Obadel Thompson, record nazionale, ma a questo punto bisogna celebrare il più forte, già ai 120 metri aveva un vantaggio, che dire ecco qui, che dire incolmabile vuol dire poco, guardate l'espresso del Texas, la velocità, la frequenza, l'azione vigorosa, grandi stantuffi e poi
finisce per inerzia ma a grandissima velocità, 19:32, un record del mondo che ha del fantascientifico, il tempo che dà una velocità più veloce di sempre al mondo. Allora i 100 su questa pista hanno portato al record del mondo, 9:84, un solo centesimo di miglioramento. Stavolta non ha fatto sconti assolutamente Michael Johnson, ha migliorato il suo primato della sciocchezza di 34 centesimi, che è una mezza eternità. Ecco l'uscita dalla curva, le scarpette dorate per un uomo d'oro, una persona, un personaggio che ama non troppo le luci della ribalta. Franco, si è dovuto un po' abituare, si è abituato di buon grado e noi ci siamo abituati a lui, ma questo 19:32 sarà difficile abituarsi, dobbiamo ancora darci un pizzicotto.